Se non muoio stasera non muoio più. Raga, scusatemi, ma sto ancora abbastanza infermo dopo il Romix. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video in cui andrò a parlarvi di calcio fondamentalmente e in cui vi esporrò il mio pensiero confrontandolo poi con quello del web. In pratica questa serie che sto portando avanti da qualche settimana e che sto ancora cercando di capire se vi piace o meno. Io comunque ve la porto perché appunto è un argomento di cui mi piace parlare assieme a voi. Voi ovviamente fatemi sapere qui sotto se insomma può piacervi, può interessarvi, anche se vi vedo sempre molto partecipi nei commenti con i vostri punti di vista. Detto questo, signori, io non mi perderei in ulteriori chiacchiere, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo e cominciamo a parlare di quello che è successo ieri sera a Torino, lo Juventus partendo dal presupposto che è stata una di quelle classiche partite in cui mi è venuto da pensare come si potessero sentire i tifosi della Juventus, ad esempio ieri sera, perché sicuramente si tratta di un'impresa non da poco e quindi sicuramente le corde vocali di un tifoso juventino in questo momento possono magari essere in condizioni peggiori delle mie e quindi ho detto tutto. Juventus 3, Barcellona 0. Questo è il parziale finale. Io sinceramente adesso sembrerà banale dirvelo, però mi aspettavo una partita tutt'altro che scontata in direzione Barcellona. E mi spiego meglio. Ovviamente il Barcellona era dato favorito alla vigilia per il semplice fatto che veniva da un 6-1 clamoroso contro il Paris Saint-Germain e soprattutto perché parliamo del Barcellona, quindi è normale che possa essere un pelino sopra le altre squadre. Così non è andata. E perché così non è andata? Perché io mi aspettavo comunque una Juventus che potesse, non dico vincere 3-0, anzi vi faccio il mio pronostico, era l'1-1, pensate. Però comunque mi aspettavo un tipo di partita del genere, ovvero una Juventus che potesse pressare alta, perché noi tutti, o comunque i più attenti, sanno che la Juventus, specialmente in partite importanti, quando gioca in casa, ti aggredisce alto nel primo quarto d'ora. E se non riesci a sopravvivere, o comunque dal punto di vista psicologico, diciamo, a sopravvivere, tra virgolette, nel primo quarto d'ora, può diventare poi un handicap per te, questo pressing della Juventus iniziale per tutta la partita. Perché ovviamente, detto tra noi, in modo molto poco professionale, te fanno subito capire com'è la musica. Ecco, e questo handicap il Barcellona ce l'ha avuto tutto ieri sera. Buttiamoci dentro anche il fatto che quest'anno, in particolare rispetto agli ultimi anni, il Barça non abbia una difesa così eccezionale. Te ne accorgi anche perché se prendono 4 gol a Parigi, un motivo ci sarà. E di questo ve ne avevo già parlato nel video che vi lascio qui sopra, dovrebbe essere, sì, nelle schede. Però a questo punto, fatta questa enorme premessa in cui abbiamo parlato della partita, che tra l'altro avete visto, se non l'avete vista, insomma, non ve la devo raccontare io, torniamo a quello che era il titolo del video. E quindi la Juve ha vinto. Ok, facciamo questa premessa. Ma secondo voi, perché adesso vi dico anche il mio punto di vista, la Juventus farà la stessa fine del Paris Saint-Germain al Camp Nou? Perché tra una settimana esatta ci sarà la partita di ritorno, il 19. Io dico che non farà la stessa fine del Paris Saint-Germain e ve lo dico semplicemente perché la Juve è una squadra molto più solida rispetto al Paris Saint-Germain, soprattutto dal punto di vista difensivo. Non a caso è la miglior difesa della Champions League, difesa che anche stasera comunque è stata abbastanza compatta, nonostante qualche sbavatura che ci può stare, perché comunque giocavi contro quei tre marziani, Neymar, Messi e Suarez, che comunque sono stati tenuti abbastanza in penombra per tutti i 90 minuti da un'ottima difesa bianconera. A me, ad esempio, ha fatto impressione in positivo Alexandro, che ha tenuto Messi non si sa quante volte, addirittura l'ha anche dribblato, andato a crossare, ha fatto cose illegali. Quindi un motivo è sicuramente la compattezza difensiva della Juventus. Tante volte io con i miei amici ho fatto questo discorso, ho detto la Juve non vincerà mai 4-0, che poi anche lì mi sono sbagliato perché okay, non ha vinto 4-0, però tre picchi gliel'ha fatti. Ma dovesse vincere 4-0 e stiamo là, non ne prenderà mai 6 al Camp Nou, perché non ha quel tipo di difesa, non si scopre in quel modo, prima cosa. E quindi abbiamo detto il primo step. L'altro step invece è un altro molto semplice, perché sbagliando si impara, è un proverbio che abbiamo imparato a conoscere, ecco, scusate il gioco di parole, imparato a conoscere nel tempo. E funziona sia dal punto di vista diretto che indiretto. E quindi la Juventus, memore dell'impresa che ha fatto il Barcellona contro il Paris Saint-Germain, sarà no una volta, no due volte, ma 10 volte più attenta rispetto al Paris, che comunque non se l'aspettava, per quanto poi ti devi aspettare che
ti dovevi aspettare una partita del genere. E ve ne aggiungo un altro, un piccolo bonus che poi alla fine può tornare all'interno di questi due. E parlo della consapevolezza della propria forza fusa all'umiltà. Io ad esempio stasera è stata brava perché, come vi dicevo prima, è partita aggressiva. Poi sul 2-0 inizio secondo tempo ha capito che era il momento un po' di controllare la partita. Quando si è accorta che non era in grado di controllare più di tanto la partita, perché comunque lì davanti, se vogliono, le fanno ballare la pampera quei tre, è tornata in avanti, ovviamente con un equilibrio, no? Tutti in avanti o tutti in difesa, e ha trovato anche, ha avuto il merito di trovare anche il terzo gol che poi ha tagliato le gambe alla squadra di Luis Enrique. Come sempre, ho scritto su Facebook un post, ovvero Juve spaventosa 3-0 al Barcellona. Secondo voi, a ritorno farà la stessa fine del Paris Saint-Germain? E ovviamente mi sono arrivati tantissimi commenti molto variegati. Andiamo a leggerli un pochino, di varie tipologie ce ne sono, eh. Allora, in realtà io questa tipologia di commenti volevo lasciarla per ultima, però, raga, mi fate troppo ridere, perché ovviamente ci sono i classici tifosi del Napoli, ma comunque i tifosi di tutte le squadre italiane tranne che la Juventus. E, ad esempio Federico Partenopeo che ci scrive: sì, cioè, alla domanda mia, farà la stessa? Sì, quindi Federico un altro, gli ha risposto proprio in dialetto, immagino napoletano, pianculo. Che magari la pronuncia non è esattamente quella, ma il senso sì. Nico invece è perplesso, però sotto sotto ci spera e quindi ci scrive: ma non lo so, però sai che roba se lo fanno davvero? Cioè lui proprio sta lì, è il classico che sta lì proprio. Poi c'è Christian che in maniera molto sobria e semplice ci scrive: magari. E infine, tra quelli positivi e quindi negativi, insomma, quelli che vogliono la Juventus a casa, c'è anche il signor Claudio che ci scrive: ne prendono almeno 5 al ritorno. Pochi cazzi. Se ci sono, ovviamente, quelli che considerano possibile la rimonta del Barcellona, ci sono anche quelli che invece la considerano impossibile. Perché tifosi juventini o perché semplicemente più oggettivi nel parlare? Ad esempio, Marco Mesi ci scrive: no, stavolta no. Poi Manuel prende in considerazione quello che stavamo dicendo prima e quindi ci scrive: la Juve non ha la difesa del Paris Saint-Germain. Marco, il nostro amichetto di prima, giustamente perché lui è un tipo sveglio, gli risponde dicendo: scusa, intendi che è superiore, no? No. Giuseppe ci va sicuro e convinto e ci scrive: la Juventus 6 non ne prende, ma manco 5-4-3. Abbiamo la difesa più forte del mondo. Che poi abbiamo l'ho impersonificato io, però in realtà era la terza persona singolare. Io non so se sapete che ho due zii juventini e anche loro si sono scatenati nei commenti. Infatti, prima mio zio Fabrizio ha voluto rispondere al primo commento che abbiamo letto, quello di Federico Partenopeo che aveva dato per fuori la Juventus e gli avevano già risposto con pianculo in dialetto napoletano. Lui invece, essendo proprio romano di Roma, ci ha voluto andare un poco sul sottile e ha esclamato: vattela piander. Benissimo, invece l'altro mio zio, quello che conoscete un po' meglio perché ha fatto anche diverse comparse sul canale, ovvero Andrea, ha voluto rispondere a qualche commento, in particolare a un commento evidentemente di un ragazzo che aveva dato la Juventus fuori con una frase proprio classica, rassicurante e un consiglio: non bever vino che te fa male. Beh. Ma comunque, signori, ricordiamoci che è pur sempre un video sulla Juve. E quindi l'ultimo commento del giorno è quello di Giacomo. E lui vuole partire dal presupposto di essere. Vabbè, allora, lui ci scrive: allora, beh, cominciamo a parlare argomento. L'arbitro da entrambe le parti nel secondo tempo è stato scandaloso. Ma la domanda è: perché cazzo ogni volta dobbiamo parlare di arbitri? Vabbè, andiamo avanti. Ma la Juve ha strameritato. Addirittura poteva finire 5-0. La difesa noi, a differenza del Paris Saint-Germain, l'abbiamo solida e compatta ed attenta in tutte le curcostanze. Hashtag curcostanze nei commenti. Quindi penso che non ci siamo grandissimi pericoli. Che non ci siamo grandissimi pericoli. Perché non ci siamo grandissimi pericoli. Bene. Anche se loro sono pericolisi in casa loro. Comunque, morfologia della frase da quinta elementare. Ti faccio i complimenti. Cascato l'iPad, regà. Perso 10 anni di vita. Tacci de me.
Ma comunque, signori, abbiamo finito di leggere i commenti. Come al solito, siamo fatti qualche risata, perché non, quelle non mancano mai. Un po' di sfaciolate complete, però anche ovviamente sempre bello rapportarmi con voi, sia poi qui sotto nei commenti, perché come vi ho detto all'inizio e lo ripeto adesso, commentate il video per dirmi la vostra, sia poi su Facebook in tempo reale praticamente, perché durante e subito dopo la partita mi dite la vostra. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, continuate a supportare questa serie con un bel like e condividete il video anche se la pensate come me, in modo da farlo alle più persone possibili e scambiarci tante chiacchiere tra di noi. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, in descrizione avete tutti i link e social, tra cui Instagram, Facebook e Telegram. Noi ci becchiamo domani con l'after movie del Romix. Io non ho veramente più voce, quindi vi mando un bacione e bella, raga.